Colpo di scena, ve lo avevamo detto. Benvenuti sulla rubrica poco seria ma molto onesta. Pare che siamo all'inizio della resa dei conti. Quel momento esatto che, gomblotto, ma poi anche no, porca puttana, vuoi vedere che i terracomplottisti avevano ragione, i sieri salvifici erano una colossale sterilizzazione di massa, tipo per le colonie feline quando rompono il cazzo al vicinato? Non mi piace dirlo, ma ve lo avevamo detto. Da 2 anni, ininterrottamente, senza sosta. Vi abbiamo portato premi Nobel, studi scientifici, opinioni autorevoli, ma niente. Abbiamo combattuto il ban di ogni video, post, informazione utile per evitarvi una condanna alla menomazione mentale e fisica. E la risposta è stata: ma tu non sei un medico, stai zitto! Beh, nemmeno il ministro della salute è un medico, eppure guardate che cazzo vi ha fatto fare! Non solo io ve l'avevo detto, ma ve lo aveva detto anche il governo quando il vaccino non è obbligatorio e quando al tempo stesso ci ha ricattati per farlo. In fondo, chi non ricatta qualcuno per il suo stesso bene? Ve lo avevano detto sempre loro che il siero era un farmaco approvato per via emergenziale, dalle controindicazioni misteriose, che i bonifici superavano i rischi, ma allo stesso tempo chi tirava fuori cure alternative veniva fatta saltare la testa tipo popcorn. Ma passiamo al sodo e diamo una letturina alle dichiarazioni della miracolosa ed impavida Pfizer, della BioNTech. Ecco, questo è il rapporto di BioNTech, la Pfizer, l'ho tradotto in italiano e andiamo subito a vedere il punto 6, il punto più famoso, di cui se ne è parlato tantissimo in questi giorni. Pagina 6, punto 3. Potremmo non essere in grado di dimostrare l'efficacia o la sicurezza sufficienti del nostro vaccino Covid-19 e o delle formulazioni specifiche per la variante, per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea o altri paesi in cui è stato autorizzato per l'uso di emergenza o concesso un'approvazione all'immissione in commercio condizionale. Poi andiamo a pagina 7, che anche secondo me questo è un punto degno di nota, perché dichiarano alla fine che potrebbero addirittura non ottenere l'approvazione per il vaccino proprio perché queste terapie mRNA hanno una limitata esperienza. Per cui vediamo cosa dicono. Lo sviluppo di farmaci per mRNA ha un sostanziale sviluppo clinico e rischi normativi a causa della limitata esperienza normativa con le immunoterapie con mRNA, per cui lo dichiarano loro stessi. Poi a pagina 8 ho evidenziato un po' di cose, questa è bellissima. La durata della risposta immunitaria generata dal nostro vaccino Covid-19 che non è stata ancora dimostrata negli studi clinici, cioè avete capito? Questo è un altro punto degno di nota, la nostra capacità di ricevere le approvazioni normative complete, cioè approvazioni normative complete per cui loro non hanno ancora le approvazioni normative complete per autorizzare questo vaccino e nonostante non abbiano le autorizzazioni normative complete comunque hanno fatto 3 dosi di vaccino e le hanno distribuite a tutta la popolazione mondiale, di cui qui in Italia siamo obbligati pena la privazione dei diritti, quando loro non hanno ancora le approvazioni normative, una cosa veramente incredibile, laddove attualmente disponiamo di autorizzazioni all'uso di emergenza o equivalenti. Poi, sempre a pagina 8, troviamo anche questo. La misura in cui SARS-CoV-2 muta e l'efficacia del nostro vaccino Covid-19 nel prevenire l'infezione da Covid-19 da ceppi mutati. Questa, secondo me, sempre a pagina 8, è una cosa gravissima. Il profilo di sicurezza del nostro vaccino contro il Covid-19, compresi gli effetti collaterali precedentemente sconosciuti, o l'aumento dell'incidenza o della gravità degli effetti collaterali noti rispetto a quelli osservati durante gli studi clinici sono identificati con il nostro vaccino Covid-19 con un uso globale diffuso dopo l'approvazione. Ok, qui siamo a pagina 9, poi mi fermo qui e vi invio il rapporto, ve lo leggete voi. Allora, questa è una cosa gravissima.
Il nostro vaccino contro il Covid-19 è più ampiamente utilizzato dai pazienti come prodotto autorizzato rispetto a quello utilizzato negli studi clinici. Cioè, avete capito intanto qui? Il nostro vaccino Covid-19 è stato più utilizzato, in poche parole, da tutta la popolazione mondiale come prodotto autorizzato rispetto a quello utilizzato negli studi clinici. Cioè, quindi ci stanno dicendo che siamo come delle vere e proprie cavie, ok? E pertanto, dopo l'autorizzazione all'uso di emergenza, possono essere osservati effetti collaterali e altri problemi che non sono stati osservati o previsti o non erano così diffusi o gravi durante gli studi clinici. Non possiamo garantire che non si verifichino problemi di sicurezza scoperti o sviluppati di recente. Con l'uso di qualsiasi vaccino da parte di un'ampia popolazione di pazienti possono verificarsi di volta in volta gravi eventi avversi che non si sono verificati nelle sperimentazioni cliniche del prodotto o che inizialmente sembravano non correlati al vaccino stesso. E solo con la raccolta di successivi le informazioni sono risultate essere causalmente correlate al prodotto. Eventuali problemi di sicurezza di questo tipo potrebbero indurci a sospendere o cessare la commercializzazione dei nostri prodotti approvati, eventualmente a sottoporci a responsabilità sostanziali e influire negativamente sulla nostra capacità di generare entrate e sulla nostra condizione finanziaria. Lo avevamo annusato nell'aria che eravamo di fronte alla più grande creazione di armate di malati cronici predisposti al foraggiamento delle case farmaceutiche. Da pazienti a clienti è un attimo. Ma non solo noi terracomplottisti vi avevamo allertati del pericolo, sono state le borse stesse a darvi indizi chiari sulla direzione della marea di merda in cui stavate annegando dose dopo dose. Gli indici dei beni terapeutici e farmacologici sono schizzati alle stelle, perché la malattia per alcuni si chiama profitto e gli investitori hanno puntato tutto sui cavalli vincenti di tumori, malattie degenerative e cardiache. Segui i soldi e troverai la mafia, ci diceva il buon Falcone. Non era necessario essere complottisti, ma avere un minimo di dignitosa autoconservazione. Quanti tumori aggressivi state vedendo? Quanti malori improvvisi, patologie dai nomi impronunciabili e quella faccia fra lo stupito e l'annoiato del medico di famiglia che ne sa meno del lattaio di quello che sta succedendo. Siate sinceri una mezza volta almeno con voi stessi. Oggi ve lo stanno dicendo. Abbiamo fatto una cazzata. Esattamente per questa ragione i familiari e gli stessi ricercatori di queste case farmaceutiche non hanno avuto accesso alla sperimentazione di massa. Oggi lo dice la rivista Nature, te lo spiega come mai il consenso informato te lo dovevi firmare tu e te lo spiegano anche i produttori direttamente sul sito ufficiale. Noi eravamo complottisti, voi eravate eroi. Ecco, i complottisti avevano avvisato sui problemi cardiaci, sugli herpes, sulle autoimmuni, epatiti, malattie del sistema nervoso, cancri di ogni forma e foggia. E i paraculi hanno risposto: nell'ultimo periodo abbiamo visto una strage silenziosa ed oggi finalmente gli esperti ci mostrano le cause scatenanti di questa tragedia. Osservate con attenzione ed evitate ogni comportamento rischioso. Non è un'esercitazione, ripeto, non è un'esercitazione. Ci tengo a sottolineare che questi articoli non sono fake, è la triste realtà del giornalismo italiano. Sempre attento alla nostra salute. Grazie agli studi degli esperti, possiamo iniziare a condurre una vita senza rischi. I nostri scienziati stanno in questi giorni studiando un vaccino contro la pizza margherita e sicuramente presto avremo diverse terapie mirate per tornare alla normalità. Crediamo nella scienza, uniti possiamo farcela, andrà tutto bene.
Notizia dell'ultimo minuto dai nostri esperti. Abbiamo avuto comunque altre notizie rispetto proprio a tutti i rischi che ci circondano, i rischi per la nostra salute. Adesso, ad oggi, noi possiamo dire con grande certezza e affermare attraverso ricerche incessanti che lo shakeramento del cuscino incrementa in maniera esponenziale, direi in maniera molto pericolosa e allarmante, il rischio cardiaco. Cioè voi scrollando il cuscino vi viene un colpo praticamente, ma in modo vigoroso, Bastava alzare le antenne nel momento in cui il contraddittorio è stato messo in croce tipo Gesù Cristo. Oggi siamo al primo passo della pubblica ammissione, al primo passo dello scandalo che vedrà come protagonisti i fasulli salvatori dell'umanità, i manifesti fraudolenti della futura peste bubbonica. Vorrei essere più delicata, ma la verità è che ad oggi io sono assolutamente favorevole alla somministrazione dei sacri sieri. Sono favorevole alla selezione della specie e alla decimazione del bestiame fallato, che invece di cercare risposte, cerca rassicurazioni. Hanno detto che fa male, l'hanno proprio dichiarato. No, non ci credi che fa male. Quindi buona quarta, quinta e avanti tutta, per quante dosi il vostro organismo sarà in grado di sopportare. E quando sarete al countdown, astata la pizza margherita e amici come prima. Quel momento che voi avete solo paura di una punturina. Figlio mio, solo un coglione dopo lo scandalo Mani Pulite non avrebbe paura di una punturina offerta dallo Stato italiano. Dai, senza rancore. Ma non provate mai ad accollarci la colpa quando scoppierà la bomba, che sia una finta atomica per giustificare i morti o un'altra fanta pandemia innescata dalle somministrazioni selvagge. Noi ci abbiamo provato, con affetto e preoccupazione. Non è servito. C'era il segreto militare in fondo, no? A posto così.